aspettato un po' per vedere se arrivava, insomma, i prenotati. Se arrivava. Abbiamo aspettato lei. Che non si dica che nel teatro non si è cortesi. Mai, mai. Allora, benvenuti intanto a questa quinta giornata dei laboratori dal basso. Oggi abbiamo voluto inserire una giornata, un incontro con Alessandro Cassoni, che adesso vi presenterò, sul teatro sensoriale. Come abbiamo immaginato di inserire questo incontro all'interno del calendario? Soprattutto perché il teatro fuori dal teatro, il tema generale di questo laboratorio dal basso, cioè tutto quello che, come abbiamo visto anche nei giorni scorsi, è sì teatro, però concepito appunto come occasione, opportunità e luogo dove il teatro può vivere al di fuori del palcoscenico classico. In questo contesto, Alessandro Cassoni è il direttore artistico di Riverba Volant, un'associazione. Poi spieghiamo, poi spiego meglio. Tanto vai. Va bene. Ok, Riverba Volant è un'associazione che si occupa di improvvisazione teatrale, ma in questo caso porremo l'accento su un aspetto della sua formazione, della formazione che lui sia vissuto, ma poi anche come docente e attore ha messo in campo, come appunto, come possiamo dire, figura che opera nel mondo del teatro sensoriale. Perché abbiamo immaginato questo argomento interessante ai fini del nostro laboratorio? Perché oggi si parla sempre di più fuori dal teatro, appunto, di esperienze. Non si parla più di, ad esempio, anche di mera visita guidata di un centro storico, piuttosto che di turismo fine a se stesso, ma si è entrati sempre di più nell'ottica di andare a vivere un'esperienza, andare a vivere un'esperienza. In tutto questo noi ci siamo chiesti quale può essere la connessione con il teatro e sicuramente poi Alessandro ci darà delle risposte. Il teatro può aiutare a toccare delle corde nell'essere umano che diversamente non sarebbero toccate, non sarebbero così sollecitate. In particolare il teatro può essere ancora una volta uno strumento straordinario, sia per formativo ma anche emozionale, per valorizzare per esempio dei luoghi, beni culturali e per far vivere all'interno del nostro territorio, ma poi anche di qualsiasi territorio, un'esperienza appunto completa. Alessandro in particolare ha lavorato anche per esempio in situazioni in cui principalmente la vista era il senso di cui ci si privava, quindi lo spettatore, che poi vedremo non è proprio uno spettatore, ma diventa attore egli stesso, diventa viaggiatore, come poi magari ci racconterà, ci spiegherà meglio, fa parte integrante di quello che accade. E l'attore stesso non è più l'attore che dal palcoscenico racconta un personaggio o racconta un'esperienza, ma diventa egli stesso parte della performance e egli stesso riceve dallo spettatore. Da questo scambio si attivano una serie di input, una serie di emozioni, una serie di sensazioni e in particolare, stavo appunto dicendo, Alessandro ha lavorato in situazioni in cui la vista non fa parte dei sensi che abbiamo a disposizione per vivere questa esperienza. Ho detto una serie di cose Sì, hai fatto un prologo molto tipo tragedia greca e adesso interessanti. entreremo nello specifico, eh? E quindi me No, ne vado. stai qua che mi fa piacere sempre averti accanto. Allora, intanto buongiorno a tutti quanti, insomma, a tutti quanti voi qua e come dicono in televisione, collegati via streaming dei canali web. Allora, io sono Alessandro Cassoni, attualmente sono il direttore artistico di Verba Volant, che è un'associazione che fa improvvisazione teatrale ed è collegata a livello nazionale nella grande rete di Improteatro, di cui ImprovvisArt fa parte, insomma siamo una grande famiglia. Questo lavoro di cui vi parlo però non è un lavoro che appartiene all'improvvisazione teatrale, benché nel teatro l'improvvisazione sia un elemento costante sotto tutti i punti di vista. Ma un'esperienza che io ho fatto per più di 7-8 anni con il Teatro delle Apparizioni, dal 98-99 al 2006-2007, quando nella nostra prima fase di formazione il regista Fabrizio Pallara ha avuto un'intuizione
Un po' forse anche come provocazione rispetto al teatro, chiamiamolo classico, no? Allora eravamo tutti giovani, avevo una decina d'anni in meno, universitari, insomma, ci siamo chiesti che cosa succedeva se avessimo spostato lo spettatore dalla sua posizione convenzionale, cioè il teatro è guardare, okay? Essere spettatore di un evento, farsi coinvolgere, la bravura degli attori ci coinvolge, però sostanzialmente siamo seduti e guardiamo e siamo chiamati o siamo condotti ad entrare in empatia. La prima cosa che ci è venuta in mente, che è venuta in mente a Fabrizio, è stata quella di escludere la vista, perché è il senso più diretto è appunto rispetto al teatro, è quello più convenzionale, no? Io mi siedo e guardo un'azione. Cioè, che cosa accade se noi escludiamo la vista? Accadono tutta una serie di cose, di percezioni, le percezioni si amplificano, si aumentano, i sensi si aumentano e studiando cosa accade prima su di noi, siamo stati un anno intero quasi tutti i giorni al buio per 7-8 ore per cercare di capire che cosa accadeva prima su di noi, perché il teatro sensoriale è prima esperienza personale e poi può diventare esperienza trasmissibile. E quindi arrivare a capire come poteva essere possibile trasmettere, costruire una drammaturgia, uno spettacolo che potesse essere raccontato attraverso tutti i sensi, esclusa la vista. Questo lavoro che è durato, io faccio un piccolo sunto per poi entrare nello specifico delle dinamiche, questo lavoro che è stato prima esperienziale, attoriale, di formativo per noi e poi è stato performativo con il pubblico, mi ha portato ad una fase successiva di analisi, cioè quando appunto il teatro esce dal teatro e diventa strumento di formazione, cioè dove il teatro sensoriale può formare, può essere uno strumento, in realtà non è formazione, si trasforma in uno strumento, cioè uno strumento utile per l'altro, dove va a toccare quelle corde principali che lo rappresentano, cioè l'empatia, la comunicazione, viscerale, il famoso elastico, no? Quando noi attori diciamo entriamo in scena e manteniamo l'emozione, manteniamo l'elastico, no? Possiamo non dirci nulla, però c'è quella dinamica di interazione, no? Capita a noi improvvisatori che lavoriamo senza testo, senza scene, che magari siamo molto nel proscenio ed entra un collega. L'attore ha quell'attitudine di percepire, no? Quindi quella percezione vuol dire ampliare dei canali comunicativi, quindi imparare che non è solo guardando e parlando che noi comunichiamo, ma comunichiamo con il corpo, con quello che proviamo, con quello che trasmettiamo. Io sto comunicando a Fabio, malgrado non ci sia una connessione visiva o una connessione fisica. E il teatro sensoriale ci aiuta ad ampliare questa capacità comunicativa. La grande formazione che io ho fatto nel corso degli anni è stata in modo particolare nella clown terapia. Una mia collega, presidente dell'associazione per cui faccio la direzione artistica, è vicepresidente di questa associazione di clown terapia che si chiama Magica Burla e spesso, quasi sempre, nella formazione dei nuovi clown, loro ci chiamano a fare 20-30 ore di formazione, proprio perché per esempio, nel sociale è un ambito in cui l'empatia immediata è necessaria, cioè l'andare oltre. Nella vista noi vediamo, l'esempio che noi ci facevamo sempre, facciamo ai neofiti, è tu vedi una rosa, immagini che tipo di fragranza possa avere. Cioè la tua testa, la nostra testa ha immagazzinato degli elementi comuni, no? Ha semplificato per necessità. Invece una rosa può profumare, ci sono rose che non profumano, ci sono rose che hanno un profumo intenso, ci sono rose che annaffiate, hanno un profumo e alcune rose che annaffiate non ce l'hanno. Questo vuol dire acquisire una ricchezza di linguaggio e di comunicazione. Allora, il teatro sensoriale è un teatro, forse è un teatro di esperienza, quindi è un'esperienza intima, personale, collettiva di gruppo. Tra l'altro anche l'altra volta all'Università del Salento ho detto spesso c'è poco pubblico a queste conferenze, no? Ma è una costante del teatro sensoriale, perché quando noi attori interagiamo con lo spettatore spesso l'interazione è uno a uno,
oppure 7 a 7, perché l'interazione è talmente intima, è talmente vicina, no? L'attore al buio, lo spettatore al buio, no? Che c'è un contatto uno a uno. E quindi questa è una condizione proprio ricorrente nel teatro sensoriale. Per farvi capire, che tra l'altro è una fortuna che non siamo tanti, per farvi capire di che cosa stiamo parlando, adesso noi faremo una parte di esperienza che è necessaria per farvi entrare nella dinamica. E prima di questo io ci tenevo a darvi delle linee storiche del teatro sensoriale, anche per farvi capire che non è un evento circoscritto a me o a una compagnia, cioè ha degli affezionati, cioè ha dei teorici, anche se non c'è, lo ribadiamo, niente di scritto ancora, però ci sono diverse compagnie che utilizzano questo strumento come espressione artistica e come espressione didattica. Quindi io vi butto delle informazioni in modo tale che poi se queste ore vi stimolano un po' di curiosità, voi avete anche dei riferimenti dove poter andare a cercare. Allora, diciamo che partiamo da lontano. Ognuna di queste compagnie utilizza lo strumento sensoriale in maniera diversa, proprio perché ha un'estrema duttilità, no? Partendo da lontano, uno dei caposaldi del teatro del sensoriale, che lì si chiama Teatro de los Sentidos, è Enrique Vargas, che è un regista spagnolo, no, spagnolo, sì, spagnolo, che ha aperto una scuola nel 2004, che è la scuola de los sentidos. Cioè lui ha percepito per prima, noi l'abbiamo incontrato quando sono venuti a Roma a fare oracoli all'Università della Sapienza, noi eravamo giovani attori, lui già lavorava da diversi anni. Ha intuito per primo la potenzialità di questo strumento e mentre inizialmente lui utilizzava questo strumento come drammaturgia degli spettacoli, lo ha trasformato proprio in una scuola, carpendone le potenzialità. Cioè lui dice: questo è un lavoro che può essere terapeutico, psicologico, performativo, architettonico, ha una potenzialità di lavoro sociale, proprio perché mette in estrema comunione e in estremo contatto con l'altro. Cioè lo scopo del teatro de los sentidos è quello di arrivare all'altro, di comunicare nelle viscere. E lui ne ha percepito per primo la potenzialità. Solo che lui ne fa uno strumento appunto di studio e uno strumento drammaturgico. I suoi spettatori non sono quasi mai bendati, vengono inseriti in una dimensione di oscurità attraverso il quale si arriva in un sogno, in una dimensione onirica che è condivisa nella luce tra spettatore e attore. No? C'è questo spettacolo che lui appunto ha portato qui a Roma che si chiamava Oracoli, era un lungo percorso di discesa interiore dello spettatore che attraversava questi percorsi bui e poi trovava degli squarci di luce all'interno dei quali viveva una dimensione insieme all'attore. Quindi rimaneva nella condizione di spettatore pur condotto nella privazione di alcuni sensi. E lui persegue questo lavoro in questa modalità drammaturgica, utilizzando il linguaggio sensoriale come appunto un linguaggio di comunicazione, okay? Cioè uno strumento attraverso il quale io ti faccio scendere in una dimensione, ma poi te la faccio vivere nella pienezza anche dei sensi, quindi è un po' un passaggio, no? Più vicino a noi c'è il Teatro dell'Hemming di Modena, fondato da Massimo Munaro nell'87, molto prima di Enrique Vargas, però c'è un periodo, loro hanno relegato un periodo del loro studio, che è stato 98-2003, al teatro dei Sensi. Il Teatro dell'Hemming è un teatro del segno. Cioè un teatro che ha una forte componente semiotica, cioè loro attribuiscono al segno, al mito, alle caratteristiche del mito, alle micro caratteristiche del mito un'importanza viscerale. E loro hanno trasformato in una trilogia, quella dell'Edipo, dell'amore psiche e delle Baccanti, hanno trasferito questa caratteristica segnica e simbolica utilizzando il Teatro dei Sensi. Lì il teatro dei sensi diventa uno strumento drammaturgico, cioè lo spettatore
diventa il protagonista. Nell'Edipo Re, che loro hanno portato a Roma al Teatro Valle, il Teatro Valle era chiuso ed era aperto per un solo spettatore a replica, per 40 minuti, e lo spettatore era Edipo, che veniva bendato perché era cieco. Gran parte dell'Edipo Re, l'Edipo è cieco, e quindi viveva il percorso di Edipo, come se fosse Edipo. Era costretto a fare delle scelte drammaturgiche e la storia di Edipo variava in base alle scelte che faceva lo spettatore. Lì diventa uno strumento drammaturgico, cioè un pretesto per accompagnare lo spettatore a immedesimarsi nella condizione di personaggio. Non puoi fare altrimenti. In Amore e Psiche, per esempio, questo strumento era utilizzato quando i due muoiono, vanno nell'Ade, e quindi lo spettatore veniva seppellito, proprio seppellito, in un luogo buio, quindi per vivere la condizione del protagonista. Quindi Massimo Munaro spinge lo spettatore fino ad essere attore, però in una struttura drammaturgica molto serrata. Tant'è che in questa trilogia lo spettatore abbandonava lo spettacolo con la struttura drammaturgica in mano, cioè gli veniva consegnata una lettera, cioè tu hai vissuto questa struttura drammaturgica, perché Massimo Munaro aveva la necessità di spiegarla, di far capire che tipo di immedesimazione, a che livello di immedesimazione aveva portato lo spettatore. Poi vabbè, il Teatro Lemmy che fa altre cose, ha fatto altre cose, ha lasciato questo percorso per fare altre cose. In questo panorama si inserisce la terza compagnia che in Italia ha parlato del Teatro dell'Emig, che è appunto il Teatro delle Apparizioni, di cui io ho fatto parte per 8 anni. Beh, la nostra poetica, la poetica di Fabrizio, era diversa. Cioè Fabrizio creava Pallara, Fabrizio Pallara. giusto, giusto dirlo, eh? Fabrizio Pallara, sì, tra l'altro è stato anche qui, col direttore del Coreia, ne parlavamo prima, è stato qui, ha portato lo spettacolo per ragazzi, è stato al Maggio per l'Infanzia in questi 2 o 3 anni. Insomma, fino a che noi abbiamo lavorato insieme, ci siamo dedicati alla sperimentazione, poi ci siamo divisi e lui ha intrapreso appunto lo studio del teatro ragazzi, sempre mantenendo una poetica di interazione e di empatia, cioè il ragazzo diventa sempre protagonista degli spettacoli, però diciamo abbiamo riacquistato dopo il premio scenario, dopo che siamo arrivati in finale al premio scenario, abbiamo riacquistato la condizione palco-platea, anche perché il teatro, apro e chiudo una parentesi, visto che si è parlato anche di teatro d'impresa, no, di come costruire un'impresa, è chiaro che il teatro sensoriale è un'anti-impresa. Perché adesso quando vi farò una rassegna della tipologia degli spettacoli che si fa proprio per il desiderio di sperimentare in collaborazione con l'università, con le strutture teatrali che accolgono questa tipologia di lavoro, perché è chiaro che io se faccio uno spettacolo per uno spettatore, anche se ne faccio 10 e noi facevamo anche 10 repliche, è chiaro che l'incasso è 7-8 euro a biglietto, proprio per essere spiccioli, no? È 80 euro, insomma. Quindi è proprio per il desiderio di sperimentare, di scoprire qualcosa di nuovo. Quindi a un certo punto, quando poi si esce dalla fase di formazione personale, purtroppo, ecco, si vivono queste occasioni, si possono vivere collegati ad altri eventi, festival, delle sperimentazioni, delle performance di teatro sensoriale, ma poi purtroppo bisogna essere un po' sostenuti da delle strutture che hanno voglia di investire, perché purtroppo è anticommerciale. Ma questo era per aprire, chiudiamo una parentesi. Dunque, Fabrizio Pallara creava un mondo, ok? All'interno del quale l'attore e lo spettatore convivevano. Quindi lo spettatore non era più spettatore, ma era attore di se stesso. È attore di se stesso. Adesso quando noi faremo delle cose, prima in luce e poi in buio, capirete questa differenza. Cioè lo spettatore è calato nella stessa dimensione dell'attore. Nelle nostre produzioni è sempre stato così. Con una debita differenza, nel senso che noi abbiamo passato un anno al buio e quindi abbiamo acquisito una tecnica, un linguaggio dei sensi e dei segni attraverso il quale condurre uno spettatore in un mondo. Però bisogna essere coscienti che quando lo spettatore è bendato ha una sua dimensione interiore che riaffiora. Quindi per quanto io posso farti fare un viaggio in una drammaturgia, Beckett, piuttosto che Andersen, piuttosto che Il Piccolo Principe, tu farai un tuo viaggio interiore del 20%. E questo l'attore lo sa.
ti aiuta a fare questo percorso sensoriale. E in questa percentuale noi diventiamo partecipi insieme di un viaggio. Ed è qui che il lavoro, secondo me, straordinario che noi abbiamo fatto di comunione e di scambio. E c'era una percentuale in cui di cui la partitura era assolutamente improvvisata, era autentica, era vera, no? E anche se rimanevamo in una dimensione narrativa, però quella dimensione narrativa era scandagliata in tanti modi diversi. Faccio degli esempi. Noi il primo spettacolo che abbiamo fatto è stato Frammenti di buio d'ombre, dopo un anno di lavoro. Questo spettacolo era uno spettacolo per 15 spettatori alla volta e durava mezz'ora. E ci sentivamo ancora inesperti e gli spettatori erano seduti. Il testo era da un'opera abbandonata di Samuel Beckett e quindi accompagnavamo lo spettatore nella visione onirica di Beckett e c'erano 15 attori e 15 spettatori. L'unica partitura fissa era quella di testo, cioè il racconto dell'infanzia di Beckett o della sua opera abbandonata, ma l'interazione, a parte alcuni appuntamenti che noi chiamavamo, tra lo spettatore e l'attore era improvvisata, secondo un linguaggio che noi conoscevamo, per trasportare lo spettatore nella dimensione di Beckett. Lo spettacolo durava 40 minuti, 45 minuti, noi facevamo 7 repliche di seguito, cominciavamo alle 5 e finiamo a mezzanotte, bel periodo. Il secondo spettacolo è stato Apparizione 2, la favola, ed era ambientato in uno spazio di 350 metri quadri aperto, dove c'era uno spettatore con 15 attori. Lo spettatore era sempre seduto su una struttura movibile e lì, lì abbiamo voluto far capire allo spettatore, noi facciamo 10 repliche a sera, raccontargli proprio sulla sua pelle il linguaggio dei sensi. Quindi lo spettatore entrava nella luce, faceva un lungo percorso di discesa in un tunnel di luce, no, dove si specchiava, si guardava, e quando si riconosceva nello specchio la luce andava via e da quel momento faceva un lungo percorso di abbandono al buio, dove lentamente attraverso voci, stimolazione corporea, testi, non solo in italiano ma anche nelle lingue straniere, riacquistava piano piano un nuovo linguaggio, un po' il percorso che fanno le persone che escono da un tunnel di coma o di un incidente importante. Un po' noi il messaggio che ci siamo dati è quello, cioè riacquistare un linguaggio. L'ultima immagine era la visione di due attori che combattevano bendati e che si cercavano nel buio. Quindi era un percorso catartico che accompagnava lo spettatore a tornare allo stato originale, ma con delle consapevolezze diverse. E vi assicuro che anche se è poco, ma 45 minuti di percorso all'interno di una stanza buia, dove gli attori e lo spettatore erano insieme al buio, completamente al buio, ti aiuta ad entrare in una dimensione di riscoperta dei sensi e della percezione che hai intorno. Perché all'inizio è un viaggio inebriante, dove tu sei avvolto da voci, i tuoi sensi si accentuano, gli odori, percepisci sensazioni, poi dopo cominci a comprendere che l'interazione e l'azione che viene fatta ha un linguaggio che tu puoi comprendere e acquisire. Da questo momento in poi noi abbiamo fatto un salto drammaturgico che è stato quello di creare degli elementi sensoriali che facessero parte di spettacoli. Cioè noi abbiamo affinato la nostra capacità, Fabrizio ha affinato la sua capacità di costruire spettacoli ampliando questi mondi. Cioè questi mondi non erano solo nel buio, ma erano tra la luce e il buio. Per esempio in Apparizioni di Trelliar, lo spettatore viveva la storia del Re Lear e del Rama di Kurosawa all'interno di una camera chiusa dove all'intorno si accendevano delle scene attraverso dei filtri e dove la parte culminante del racconto del Re Lear, cioè della sua follia nella brughiera, veniva fatto al buio. Quindi la parte centrale dello spettacolo era al buio, dove lo spettatore viveva
la follia del Rélière attraverso la stimolazione sensoriale. Per me questo era importante perché era la parte, in quel momento è la parte fondamentale della tragedia shakespeariana, dove nella follia in realtà Rélière comprende tutto il percorso che lui ha fatto di discesa verso la follia, che in realtà è la grande ragione, perché lui comprende quello che gli è accaduto, che è solo, che è stato abbandonato, che solo una figlia o un figlio, insomma, in base alla trasposizione di Kurosawa o di Shakespeare, lo amava realmente, e quindi ha il barlume di ragione in realtà, no? E per questo noi avevamo bisogno di portare lo spettatore in quella condizione per fargli capire che cosa accadeva alla fine. E la produzione successiva è stata sulle opere, sulla Città Invisibile di Italo Calvino, e lì era un allestimento in un parco di Roma dove c'erano 6 cubi illuminati dall'interno. In ogni cubo c'era una città di Calvino. E ogni spettatore poteva vedere 3 città. In ogni città c'era un attore che dava vita alla città di Calvino. Lì era proprio quasi la massima summa del lavoro, perché l'attore e lo spettatore, benché lo spettatore entrasse in una città, adesso insomma non vi racconto le città di Calvino, che sono chiaramente città metaforiche, no? Ricche di segni, di metafore, di costruzioni fantasiose, ogni attore ha creato la propria città a livello sensoriale e narrativo, e quindi c'era proprio un stare insieme, no? Come quando voi andate in giro e dicevo, vieni, ti racconto Lecce, come quando lui la prima volta mi ha detto ti porta a conoscere Lecce, però bendati, fico. E, insomma, poi immaginate come trasmettere il barocco leccese, come trasmettere la popolarità nel senso buono, ciò che è popolare di una città, ciò che è culturale, ciò che è istituzionale, e così facevamo i singoli attori. Il passo successivo e inevitabile è stato Danza con me. Arrivo qui perché è quello che noi un po' faremo adesso nella sperimentazione, se ne avete voglia. Danza con me erano 7 spettatori e 7 attori, e lì c'era solo un'architettura sonora, e adesso spiego che cos'è l'architettura sonora, così diciamo chiudiamo un po' il cerchio su quelli che sono gli input del teatro sensoriale, dove l'attore e lo spettatore vivevano un incontro, una storia d'amore, un amplesso e un abbandono. La linea drammaturgica era solo questa, cioè l'incontro. Poi lo svolgimento tra attore e spettatore era assolutamente libero, è la massima espressione performativa del teatro sensoriale. Chiaramente non libero come quando io faccio le performance di teatro sensoriale, cioè che faccio scegliere una musica e insieme facciamo un viaggio, perché comunque avevamo una linea drammaturgica, però ciò che accade nell'incontro, quello che accade, quanto lo spettatore si svela, quanto vuole lasciarsi coinvolgere dall'attore, quanto l'amplesso, entro certi limiti, chiaramente, quanto questo amplesso si voleva spingere, no? Quanto la conoscenza intima si voleva spingere, era delegata a quel momento. Quindi ogni volta era veramente, per ognuno di noi era un'esperienza diversa, per ogni spettatore era realmente un'esperienza diversa, e per tutti gli attori insieme era un'esperienza diversa, perché tra l'altro c'era anche la contaminazione, no? Io lavoro con lui, lui lavora con lei, ma in qualche modo c'è uno scambio perché siamo nello stesso ambiente, no? Che cos'è l'architettura sonora? L'architettura sonora è quello che ci circonda, che spesso la vista non ci aiuta a scoprire. Cioè adesso noi scopriremo che bendandoci noi scopriamo cosa c'è intorno a noi. I suoni, i rumori, la pala, il ticchettio. Questo diventa architettura sonora. Questo è casuale, cioè è l'architettura sonora del luogo, no? E quindi ci racconta questo luogo. Alcune architetture sonore sono costruite affinché lo spettatore viva un percorso. So, per esempio Armilla, che è una delle città invisibili, aveva un'architettura sonora che raccontava la sua storia, Zobeide uguale, Zoe ero io, era la mia voce l'architettura sonora, il mio modo di recitare, e questo aiuta lo spettatore ad entrare in una dimensione. Se vi aiuta a pensare che cos'è un'architettura sonora, è la trasposizione dell'architettura scenica.
se adesso noi andassimo in teatro e c'è montata una bellissima scena, quella è l'architettura scenica, no? Se noi siamo bendati, quell'architettura scenica non la vediamo, abbiamo bisogno di altro per raccontare una storia, che è appunto l'architettura sonora, come l'architettura tattile, cioè quello che io decido di agire su di te o tu, spettatore, decidi di agire su di me, no? Noi non ci siamo mai addentrati nel gusto, pur avendo io partecipato, avendo fatto un lavoro con l'ANPAV, cioè un'associazione a Roma appunto per non vedenti, dove abbiamo fatto cene, appunto le classiche cene senza vista, no? Quello è, ecco, quello è uno strumento sociale, è l'evoluzione del teatro sensoriale, cioè è il condizionare lo spettatore e far capire come vive realmente un non vedente, no? Noi l'abbiamo fatto nelle scene, l'abbiamo fatto accompagnando vedenti in giro per la città, cioè vivere la condizione quotidiana. Tu entri in un bar, chiedi un caffè, facciamolo bendato, no? Andiamo in libreria, scegliamo un libro, scegliamo un regalo, facciamolo bendato. Cioè noi facciamo dei corsi per, diciamo, li chiamavamo per chi ci incontrava, falsamente per accompagnatori di ciechi, ma in realtà il seminario non era per io che accompagnavo, ma era per chi viveva l'esperienza, no? Che doveva vivere in qualche modo la stessa dimensione di. Ecco, questo per esempio è uno degli elementi in cui il teatro sensoriale è un teatro di formazione, no? Quando noi lavoriamo con i ragazzi della clown terapia, noi chiediamo ai ragazzi di fare delle performance agli altri, pur non avendo grossa esperienza, proprio per metterli nella condizione di affinare delle armi di comunicazione. Beh, immaginate che entrare in un reparto di ustionati, bambini ustionati, bambini oncologici, bisogna avere un grande tatto, non questo, cioè un tatto proprio interiore. Che il teatro sensoriale riesce a un pochino, perché o si ha una sensibilità personale, o se si vuole fare certe cose si deve acquisire una sensibilità personale, perché magari diamo per scontato alcune cose. Quindi ecco, questo è uno dei casi in cui il teatro sensoriale è di lavoro proprio di sociale, no? E vi assicuro che nel lavoro che io faccio di docente di improvvisazione teatrale, dove in qualche modo si aiuta l'attore a scalzare alcune lacune o alcuni freni personali, è un po' un lavoro sociale anche quello, perché si aiuta attraverso, io almeno come strumento lo uso perché è un mio strumento, gli altri docenti non ce l'hanno, si aiuta un po' a scalzare delle resistenze personali per poter essere libero. La differenza, un'altra differenza fra teatro normale e teatro sensoriale è che quando noi facciamo il teatro normale spesso lo vediamo, ci piace e poi dice faccio il corso, no? I nostri allievi guardavano gli spettacoli, loro hanno una scuola e diceva io faccio il corso, no? E il teatro sensoriale non c'è bisogno, o meglio, se vuoi diventare operatore di teatro sensoriale lo devi fare. Però è la particolarità che tu puoi partecipare come attore diventando spettatore diventando attore. Cioè la parte esperienziale è una parte che già ti forma, no? Quindi puoi anche solo vedere uno spettacolo, partecipare ad uno spettacolo per essere formato, per acquisire degli elementi che poi tu puoi riportare nella tua professionalità. Poi puoi decidere di essere formatore, di fare il corso di formazione, e allora è un altro discorso. Però ha questa particolarità in più, cioè è subito attivo, è subito dinamico. Perché ti colpisce? Tu volevi aggiungere qualcosa? No, poi mi piaceva molto il discorso dell'elastico emozionale che secondo me è importante all'interno di questo proprio perché ascoltandoti già in altre occasioni ho percepito questa importanza anche in termini di trasformazione sia dello spettatore ma anche dell'attore stesso, quindi poi se ti va. Certo, io volevo, se era possibile, mandare quelle foto per farvi prima di lavorare un po', sempre se vi va, ditemi se vi va, vorrei far vedere quelle foto per far capire, tra l'altro è rarissimo che si facciano vedere foto, quindi è come se non ve le avessi fatte vedere, è rarissimo che si facciano foto, sono 5 foto, sono veramente una piccola esperienza che noi abbiamo fatto, una delle tante a Madrid. Al Montacargas, è un teatro di Madrid di ricerca sperimentale dove noi abbiamo anche tenuto dei laboratori e dove abbiamo chiesto il permesso perché
Infatti loro lo sanno e lo diciamo se c'è qualcuno che ci segue via streaming, che alcune parti del laboratorio noi le faremo vedere, altre parti no, perché per degli spettacoli sensoriali non c'è materiale se non quello mio di esperienza e vostro è quella che farete. Perché se c'è uno spettatore che guarda lo spettacolo di teatro sensoriale, lo spettatore che lo vive non è libero. Perché o è un'esperienza che facciamo tutti insieme o è un'esperienza falsata. Perché io purtroppo la mente lavora più di noi, io so che mi stai guardando e quindi mi inibisco. È possibile questo, no? Quindi anche sapere che ti stiamo facendo una foto è inibirti. Mi dice, ecco, mi stanno fotografando. No? Anche perché, se avete assimilato quello che io vi ho appena raccontato, il cic-cic diventa architettura sonora. Allora, se io riesco a interagire con te in qualche modo, ma integrare il cic-cic io lo posso fare, ma è complicato, no? Il cic-cic è continuo. Queste foto le abbiamo fatte alla fine di un laboratorio, era un'esperienza che hanno fatto i ragazzi di più di una settimana, quindi avevamo fatto abbondante esperienza, gli abbiamo chiesto di poter fare delle foto, delle pochissime foto. Tra l'altro sono molto sfocate, è giusto per darvi l'idea, perché comunque loro stavano vivendo la loro esperienza e quindi era comunque giusto che mantenessimo un alone di non so adesso, le mandate voi, chi le manda? Le mandano tutti. Ah no, fai vedere questo plastico, che loro mi sa non ce l'hanno, per farvi capire, io ho dimenticato un CD, però questo invece ce l'avevo. Questo, ecco, aiuto, questa è la struttura delle città invisibili, per farvi capire, va bene? Questa era Villa Bonelli, al centro c'erano gli spettatori che vivevano questa parte di comunione dove c'era una cantante che cantava a cappella le gesta del Kublai Khan, quindi per preparare lo spettatore a vivere il percorso di Marco Polo, no? E queste erano le città invisibili, quindi questi 6 cubi, questo è un modellino, però insomma. Era di questo colore, dove all'interno c'era ogni attore, e questa era la visione, diciamo, sulla linea. Ah, quella è la dimensione, poi Questa reale. era la C'era un dimensione, altro. cubi di 3 metri per 3, 3 metri per 3 di 1 metro. E appunto in 5 cubi c'erano 5 attori, quindi era Armilla, Zubeyde, Fedora, Zoe e Chloé, e poi c'era Chloé invece, che era il cubo dell'esperienza. Lo spettatore non lo sapeva, ma entrava in questo cubo che era completamente al buio con 5 fiammiferi e aveva la possibilità, viveva in quel cubo quanta era la durata di quei fiammiferi, perché Chloé è la città degli incontri casuali. In realtà non c'era nessun attore, questo lo svelavamo dopo, ma erano due spettatori che diventavano attori di quel cubo. C'era chi capiva il gioco e quindi giocava con le apparizioni e le sparizioni, c'era chi non lo capiva, c'era chi entrava in empatia, c'era chi sollevava il telo e si incontrava, no? Dialogava, parlava, si conosceva. Ma era lo spirito di Chloe, perché se voi poi se avete curiosità e ve la leggete, Chloe è la città dell'incontro casuale, cioè a Chloe tutto è un caso, uno sguardo diventava un segno, una stretta di mano diventava un simbolo, un non guardarsi aveva un significato. Calvino dice che ha un significato, no? E quindi per noi era tentativo sperimentale, però era importante che ci fosse, perché è una parte fondamentale del nostro lavoro. E quindi penso che questo era l'impianto. Mandiamo quelle foto, ci deve essere scritto danza con me. Sei tu che copri, vero? No, io. Posso fare una domanda? Sì, Volevo possiamo chiedere. vedere prima le Sì, foto? ok. Così sono sfocatissime, abbiate pazienza. Allora. Vedete? Questo è un attore e questa è una. Se Ok, l'altro copro. era l'attrice. Me la porti indietro? Me la porti indietro? Ah, sì. Sul nero è che io temo che. Oh, si vede. Chiaramente questo è un tipo di lavoro che. Questa è la prima, giusto? No, era quella con Giuliano, questa. Se la Allora. vedi così o con un altro.
Così. Questo lo vedete, no? Questo è un attore e questa è una spettatrice. Questo è Danza con me. Questo è l'emblema di Danza con me, no? Cioè, l'attore sta conducendo la spettatrice in una struttura drammaturgica, cioè incontriamoci, è casuale o non è casuale, viviamo un momento insieme, d'amore, di passione, di amicizia, no, di nulla, e ci abbandoniamo. Questo è un momento dello spettacolo dove stanno vivendo delle cose insieme. Se voi poteste vederli meglio, sono entrambi coinvolti in questa dimensione, no? Sono insieme, vedete, sembrano insieme, ed è vero, sono insieme. In realtà sembrano due innamorati presi per caso in una sala, no? Tra l'altro, questo mi spinge a dirvi questa cosa importante, che il teatro sociale è duttile anche come ambiente, anzi, meno sono convenzionali e più interessante. Abbiamo recitato nell'accezione del teatro sensoriale anche su palchi, con le vuote chiaramente, ma anche in luoghi non convenzionali, in sale teatro, perché avevamo bisogno solamente di noi stessi. Vai Fabio. Questo è un altro momento, si vede, ecco, riuscite a vederlo? Sì. Sempre spettatrice e attore, vai. Questa non la vedo io, ma sono gli anni, no? Vai avanti, questa non si vede. Ecco, questo è un momento corale, vedete? Uno, due, tre, i quattro spettatori insieme ai quattro attori. Al Montagargas a Madrid, loro hanno sotto un locale e sopra uno spazio teatro duttile con pedane smontabili e che quindi insomma è utilizzabile anche come sala, no? E questo è importante perché ogni attore sta vivendo il suo percorso interiore con lo spettatore e viceversa, ma l'architettura sonora era la musica ed era l'ensemble, cioè l'essere insieme. E questo perché è importante? Perché è importante tenere aperti i canali, no? Cioè io non sto dialogando solo con il mio spettatore, sto dialogando con tutti. Non posso non tenerlo in considerazione. Io nel sociale sto agendo con un bambino in un letto, ma io sono in una sala con sei letti. Ed è importante, e spesso io a volte dico, Madonna, starò a dire delle cose banali, ma in realtà è importante perché si sottovaluta. La mia interazione con lui non deve essere sterile per l'altro, deve essere fruttuosa, anche se io sto lavorando con lui, secondo il mio punto di vista, il nostro punto di vista, perché non siamo monadi a sé stanti, siamo comunicanti. Vai Benizio, no? Cioè, noi siamo, sì, stiamo comunicando noi, ma ci deve essere un'interferenza. L'altro deve avere una curiosità, deve empatizzare con quello che accade, perché vuol dire avere dei canali comunicativi aperti. No? Se voi sapete, abbiamo una sfera sociale, no? Quanto più è stretta questa sfera, più siamo disponibili a, quanto più larga teniamo a distanza le persone. Noi possiamo decidere di tenerla come vogliamo, di modularla, però vi assicuro che se ogni tanto ci diamo la possibilità di entrare in uno stretto contatto, scopriamo delle modalità comunicative nuove, che non sono quelle ordinarie. Ma andiamo un po' avanti. Questa è sempre una scena di gruppo. Credo siano finite. Sì, e torniamo alla prima. Ok. Bene. Prego. Beh, va benissimo. Io nel frattempo, se posso, bevo un goccio d'acqua. Nel teatro sensoriale è sempre al senso della vista che si rinuncia? Cioè, questa è la costante o si può rinunciare, per esempio, conservare la vista e rinunciare, per esempio, all'udito? Devi dare due risposte adesso. Allora, nel teatro sensoriale, in realtà, proprio se noi volessimo parlare di globalità dei sensi, noi rinunciamo o amplifichiamo di volta in volta tutti i sensi, se posso darti questa risposta. Nel senso che io posso voler sentire di più, posso voler avere il desiderio di sentire il tuo sapore o il sapore delle cose che ho intorno, posso amplificare entrambi i sensi, no? Posso voler solo toccare e escludere il resto, no? Sono fasi, no? Io ho fatto anche come spettatore, ho voluto fare
stata dura avendo l'esperienza, no? Perché poi sei talmente abituato che fare spettacolo in altre compagnie diventa complicato, però per esempio un'esperienza, non dice, non era proprio una cena al buio, era un luogo al buio che poi culminava in una cena, io mi ritrovavo a volte il desiderio solo di odorare, o solo di ascoltare, o di voler avere tutto insieme. La necessità della vista, qui è la seconda risposta, la necessità dell'occultamento della vista è perché la vista è troppo preponderante. Allora, se noi avessimo la capacità, dopo tanta esperienza, di auto-escludere la vista senza bendarci, cioè di dire questa cosa non la voglio vedere, la voglio percepire, non avresti bisogno di bendarti, no? Però all'inizio e per molto tempo purtroppo è uno strumento necessario, no? È come quando io faccio lezione di improvvisazione, lavoriamo sulle emozioni e qualche ragazzo mi dice ma posso chiudere gli occhi? Io capisco che è una necessità. Io adesso, se lavoro sulle emozioni, non ho bisogno di bendarmi. Okay. Però considerando che l'azione proprio teatrale è sul neofita, o mediamente, a meno che non fai un percorso di lavoro, sei quasi sempre neofita, la necessità del bendaggio c'è sempre, perché ti aiuta ad amplificare il resto. Una volta che diventi, che ci lavori molto, che diventi appunto un formatore, che acquisisci una duttilità anche esperienziale e personale, sì, puoi anche vivere un'esperienza, diciamo, chiamiamola sensoriale, decidendo di escludere la vista. Però ti assicuro che è molto meglio eliminarlo come senso, perché penso sia molto prezioso. Cioè, cosa ho risposto? Invece scaturita appunto dal visione delle foto, visto che ci sono delle luci basse, ma lo spettatore è bendato e l'attore no, non è bendato nessuno di due condizioni. Allora, in questo spettacolo, in Danza con me, lo spettatore è il discorso che facevo prima, in qualche modo di è una provocazione. Da una parte il nostro lavoro nel 99-98 è iniziato, Fabrizio lo chiama, è una provocazione. È una provocazione a fonti del teatro e dell'attore, della consuetudine, no? Però poi, appunto, come ti dicevo prima, diventa una necessità, perché lo spettatore è un neofita, non capisce, non ha gli strumenti per amplificare gli altri sensi, quindi ha bisogno di essere bendato, no? La necessità un po' della penombra è anche dell'attore, per riuscire... Che vede, certo. Certo che vede, in quel caso sì, in quello spettacolo sì, per entrare nella stessa condizione dello spettatore, dove la necessità della vista non è per prendere in giro o per avere una carta in più rispetto allo spettatore, è perché purtroppo per fortuna, quando ci si benda, spesso e volentieri si rilasciano delle proprie sensazioni interiori, e vi assicuro che non in questo spettacolo, ma in apparizioni da favola, dove noi eravamo al buio insieme allo spettatore, perché avesse delle cose che lo rendessero riconoscibile al buio, cioè degli elementi fosforescenti, c'erano degli spettatori che si alzavano e correvano nel buio senza sapere dove fossero, e quindi correvano. Diversi spettatori hanno rischiato di prendere il muro. Noi conoscevamo lo spazio, quando, e qui serve un altro capitolo, quando tu fai un'esperienza sensoriale, lo spazio si modifica, il tempo si modifica, ecco perché tutto si amplifica, no? Noi, lavorando su noi stessi, abbiamo imparato la matematica dello spazio, cioè noi ci allenavamo a capire quanta distanza c'era da qui a lì. Prima di vista, poi bendati, cioè un semplice esercizio del tipo butto un oggetto, quanto sarà da qui a lì di vista? 3 metri, ok, mi bendo, lo butto, quanto sarà a udito? 2 passi, 3 passi, sarà così, sperimentiamo, è solo in maniera esperienziale che si fa esperienza, no? E lo spettatore, quindi noi riuscivamo a muoverci 350 metri quadri al buio, perché sapevamo, insomma, avevamo ormai condizione, poi era uno spazio noto, ma lo spettatore no, e lo fanno,
anche in danza con me, cioè all'improvviso lo spettatore può avere un momento di liberazione totale, per cui alcuni spettatori giravano, insomma, un po', oppure si staccavano e volevano andare da soli. In quel caso la vista dell'attore era per preservare lo spettatore. Poi, se lo spettatore tradisce la drammaturgia, l'attore diventa un contendore, cioè lo contiene, perché io comunque non devo trivializzare quello che ti sto raccontando, no? Se sto raccontando una storia d'amore e tu decidi di fare delle cose completamente lontane, stai vivendo il tuo percorso, io ti aiuto, ti contengo, però è un'altra cosa. Come se ti svendi, molti per paura si svendavano, tu dici non posso svendarmi, no, perché l'esperienza è dall'inizio alla fine di una drammaturgia, di una performance. E ti sei svendato, vuol dire che quell'esperienza per te era finita. E quindi andate via, in quel caso. Certo. Se vuoi rifarlo, lo rifai, però quel momento è finito. È finito. Ah, pensavo che soffri di claustrofobia, per esempio, per bisogno di un attimo prendere le misure. Diciamo prima si sta molto da preparare, come faccio i laboratori con i ragazzi, con i clown, con le improvvisazioni, insomma, con i formatori, per esempio, avete problemi a essere obbligati? Allora in quel caso conviene che uno sta un attimo fuori e si rende conto, oppure è consapevole che una volta che si svenga l'esperienza è finita. Ma dico, grazie a voi, altre domande? Sì, devo sapere, certo, su di un'esperienza, no? Cosa ha portato la vostra professione? Scusa, sì. La vostra professione? Sì. Lavorare nel sociale, cioè quali sono state le esperienze più ricche dopo aver fatto questo tipo di esperienza? Allora l'esperienza più ricca, allora, a livello attoriale tu sei molto arricchito, perché fai è un lavoro sia di mestiere che di esperienza. E quindi è paradossale come, infatti no, adesso personalmente noi ci stiamo certificando per un riconoscimento nazionale, come poi il monte ore del teatro sensoriale, il mio monte ore può essere anche il doppio, no? Perché tu fai la formazione e poi sei attore, ma mentre sei attore ti formi. Cioè è una formazione che non smette mai, perché scopri delle cose più nuove. Scopri un modo di comunicare con l'altro, scopri che con il collega riesce a lavorare anche su corde empatiche che non sono dichiarate. Quindi per me è stato 8 anni di immersione totale e di grande crescita. Un lavoro sull'emozione, un lavoro sull'interpretazione, perché in qualche modo impari a conoscere. Quindi a livello professionale è stata una grande esperienza. Non nego che all'inizio, quando ci siamo divisi per fare altre esperienze, io ho avuto un gap, nel senso che tu adesso è come se hai la sensazione che questo lavoro così specialistico possa non servirti. Invece è un inganno, proprio per le potenzialità comunicative che ha. A livello drammaturgico, perché io non facessi regia, perché la faceva Fabrizio Carrara per noi, in realtà sei regista di quello che fai. Quindi mi sono ritrovato un bagaglio culturale, anche in questo caso ampio. Non magari che ho dovuto acquisire in questi altri 10 anni di carriera una capacità di regia, diciamo, più strutturale, però se hai delle corde attive, no? Perché anche lì, poi noi siamo anche improvvisatori, io sono improvvisatore dal 95, quindi l'improvvisatore, che è un'altra dinamica di lavoro, crea delle cose dal nulla, no? Io ti do una parola e ti faccio un monologo, ci dà una parola e ti crea una storia, anche in stile. Quindi anche lì noi è un lavoro che noi ci ritroviamo di autoregia importante. Nel sociale? Nel sociale, benché questa cosa si sia, io l'abbia sviluppata molto, molto più tardi, anche nel sociale. E non è compresa spesso e volentieri questo, fornisce ai formatori, prima ai formatori, degli strumenti di analisi
dell'allievo e delle dinamiche di gruppo e di gestione importanti, perché come io riesco a comprendere com'è il mio compagno in scena, io riesco a comprendere come voi siete. No, non perché sono metafisico, perché cerco di mettere in gioco delle armi che ho, no? Non solo dello sguardo, della dinamica del corpo, che come avete capito dalle foto l'espressione corporea poi ha un'importanza molto forte nel teatro sensoriale. Quindi come siamo seduti, come ci poniamo con l'altro, in come siamo disponibili fisicamente a quello che stiamo vivendo, come formatore e come formatore di formatori è importante. E come formatore d'azienda, perché tu metti in gioco sia nell'improvvisazione che nel teatro sensoriale delle corde comunicative anche di superamento dei limiti. Cioè, quando tu fai fare a dei dipendenti d'azienda delle esperienze sensoriali, li metti nella mirata rispetto alla formazione che vuole, diciamo, la ditta, no? O che te la commissione, gli fai fare un'esperienza diretta in cui loro si sentono nella difficoltà ma la superano. Quindi ne hanno un riscontro diretto. Questo ci capita anche quando noi facciamo formazione dell'improvvisazione. Cioè, quando chiediamo a dei colleghi di entrare in comunione creando storie insieme, creando monologhi insieme o raccontando pezzi di storia, li mettiamo in difficoltà, perché li mettiamo nella condizione di comunicare in maniera rapida, dinamica e quindi senza freni. Nel funzionario è uguale. Il funzionario si utilizza nella formazione anche per la fiducia. Adesso lo facciamo, gli esercizi di fiducia, anche se voi siete strani, cioè l'affidarsi all'altro anche se non ci conosciamo. E lì o lo superi o non superi. O te butti o non te butti. È proprio dare a avere, immediato. Con i clown è più delicato il discorso, appunto, perché bisogna, in realtà il lavoro, infatti Cristiana De Maio, il presidente dell'associazione, dice che questo lavoro andrebbe fatto anche noi clown, professionisti dovremmo fare sempre, perché questa è l'attitudine di questo lavoro che ti porta ad acquisire una sensibilità, perché per fare il clown ci sono altre cose, no? C'è proprio il lavoro sul clown, il lavoro sulla micromagia, il lavoro sull'interazione, sullo sketch, sull'improvvisazione, sulla dinamica comica, no? Questo lavoro sul sensoriale è proprio per acquisire una sensibilità. Siamo tutti sensibili, però un po' appunto capire come sta il bambino, come sta il degente, che situazione si trova quando si entra in una sala, capire quanto ci si può spingere nella dinamica tecnica di comicità. Che tipo di... Non è che puoi entrare in una stanza e fa no, in quelle condizioni no, devi comprendere che situazione trovi. Lo dico perché noi anche come improvvisatori siamo abituati anche a delle comicità dirompenti, no? Ah, forza, andiamo, allora adesso fare che fare! No, io mi rendo conto che alcune volte poi non puoi farlo. E anche nella formazione d'azienda, quando mi chiamano a farla solo come improvvisatore, mi rendo conto che alcune cose sono dure da scalfire. Allora uso delle dinamiche appunto più sensoriali, che ammorbidiscono, però dall'altra parte chi fa la formazione, chi subisce la formazione deve essere docile, perché se non si docile fermo a un certo punto. Cosa ho risposto alla domanda? Sì, no. Senti, ma invece l'elemento della memoria quanto incide nel lavoro del vostro gioco? La memoria intesa come memoria dell'attore, spettatore? Come, cioè, memoria che sia. La propria memoria, il proprio vissuto. E incide tantissimo. La propria memoria personale è quella che spinge lo spettatore ad alzarsi a quella verso la parete, quella è il massimo. Cioè tu stai vivendo la tua memoria personale. Questo è per quanto riguarda lo spettatore. E quando lo spettatore è docile, che non vuol dire che si lascia condurre dove uno vuole, docile nel senso che è lì e dice posso fare un'esperienza, voglio fare un'esperienza. Allora io ti racconto quello che voglio e per noi era importante, per me è ancora importante, che tu mi racconti quello che vuoi. In danza con me era il massimo, cioè io ti racconto che voglio raccontarti il nostro incontro, ma tu com'è il tuo incontro per noi, per me?
Quindi la tua memoria è importante. In Frammenti di buio d'ombra, anche se c'era una drammaturgia anche testuale forte, eppure c'erano degli spettatori che vivevano la propria dimensione. Cioè l'infanzia di Beckett, l'opera abbandonata di Beckett, diventava un po' il loro mondo. Nelle performance di teatro sensoriale, che è sempre giocata sulla dinamica dell'incontro, però è in una maniera più libera, cioè non deve essere per forza un incontro d'amore, no? Ci raccontiamo delle cose, lo spettatore spesso ci racconta più di quanto noi raccontiamo a lui. Ma la memoria è importantissima. È l'eccesso che sempre un pochino va vissuto, ma non ti permette di vivere appieno. Cioè, la anamemoria, cioè tu decidi proprio di, a meno che non decidi di non avere ricordi e di vivere la storia, è un altro discorso. Ma quando parlo di anamemoria, ecco, lo spettatore che è lì, che non collabora perché vuole vedere con la mente. E allora non fai il viaggio. Come, questo lo dico per esperienza personale, sono degli spettatori che sembrano delle mummie, no? Cioè immobili, fermi, che quando alzi il braccio cade, quindi che non reagiscono alla stimolazione neanche fisica e tattile. E dopo noi lasciavamo libero dei commenti, lasciavano dei commenti perché avevo fatto un viaggio interiore così forte che a loro non serviva muoversi, perché si muovevano dentro e per noi era il massimo. Quindi la memoria è per noi attori era importante, sì. Beh, noi dicevamo sempre che rispettare le tradizioni erano così perché eravamo noi. Perché c'era il sangue, perché c'era Ombretta, perché c'erano il Tago, perché c'era Fabrizio, perché era inevitabile che portassimo del nostro. Esperienze di questo genere con dei gruppi di ballerini, Allora, direttamente no, abbiamo fatto dei workshop con loro. Diciamo che in danza con me ero più magro allora, ero più dinamico. Eravamo un po' ballerini anche noi, cioè la componente corpo era importante. Quindi noi abbiamo lavorato con dei performer per un po' rendere tutti la nostra fisicità, anche se anche qui. La mia fisicità era importante per quell'espressione artistica. Non era importante essere ballerini, era importante avere un'attitudine fisica. Era importante sapere le dinamiche di contact improvisation, cioè di azione e reazione, di biomeccanica, di gestione del corpo dell'altro, quello sì. Se no, non puoi relazionarti con chi parli. No, mi capisco anche a cioè, la responsabilità, la nostra responsabilità è alta quando performiamo, perché adesso performeremo, la responsabilità è alta. Cioè, nel vostro teatro il contatto fisico È assoluto. è un po' classico. A parte l'Ilia, a parte il Paese dei Sussurri, dove la dimensione sensoriale era diventata proprio una narrativa drammaturgica, un po' come il Lenin, no? Cioè, infatti noi abbiamo affinato il teatro cinematografico, lo squarcio di luce, il buio. Cosa racconta il buio? Per esempio, appunto, lo spettacolo finalista per uno scenario del 2003, Il Paese dei Sussurri, noi raccontavamo le immagini spezzate, che è un'evoluzione del sensoriale. Cioè, io ti faccio vedere un'immagine, all'improvviso il buio, la tua mente prosegue quell'immagine. E quindi c'è tutto il gioco di stupire lo spettatore. No? Come nel teatro sensoriale, scusami se ti puoi alzare un attimo, puoi far capire allo spettatore che sei qui, quando sei qui, che non ci sei, puoi esserci, pur essendoci, sembra metafisica, però giocare sul non esserci, non essere fisicamente presente, quindi giocare sull'apparizione, per questo anche il nostro nome, grazie. Giocare sull'apparizione e stimolare un ricordo anche, una drammaturgia personale. Adesso stavo qua, ma non mi sono dimenticato, ma la recupereremo dopo. Questo. Ma infatti parlare di queste cose stimola molto l'immaginazione. Ti ho fatto questa domanda perché io lavoro con gli attori, con i bambini, con
scuole di danza, nel senso dove si insegna la danza dai bambini e dai adolescenti, non compagnie di danza. Alcune di queste compagnie di danza, diciamo, tipo centri professionistici, materiali, scuole, accademie, mi invitano molto spesso a loro saggi. Ci sono alcune di queste associazioni che io seguo da tanto tempo e non vedo in loro, diciamo, il miglioramento di attività espressive. Discutendo con queste persone, la coscienza, la collaborazione varie, loro mi hanno chiesto perché non facciamo un lavoro insieme sull'interpretazione di questi bambini, di questi adolescenti. Quindi io mi sto scervellando perché è stato possibile mettere insieme le mie esperienze, quelle che di volta faccio in questi incontri, per creare un piccolo metodo. Questo mi sembra molto interessante. Beh sì, poi insomma qui bisogna studiare la finalità, diciamo, del laboratorio, perché comunque anche se l'esperienza è personale, intima, di scambio, c'è sempre bisogno di una finalità, non di un obiettivo, come lo spettacolo, così la performance, così la formazione, sicuramente con una finalità stabilita, sì, questo è uno strumento che può arrivare. Soprattutto anche un bambino, sì, questa è una formazione trasversale, certo. Adesso va anche tanto di moda questa cosa, no? Insomma, un po' anche più sdoganata rispetto al passato, che era più, sembrava che eravamo la setta del paese delle meraviglie. Insomma, si vedeva anche in televisione che fanno fare performance e bambini indipendenti. Insomma, io dico sempre che ci dovrebbe essere qualcuno di competente che li gestisce dall'esterno, no? Perché a volte si usa la pendatura come un pretesto, sicuramente un pretesto, ma andrebbe, come dire, regolata, però è uno strumento utile a tanti livelli, sempre per progetto, certo. Altre domande? Curiosità? Ok, allora, che ore sono? 11:30. Allora, se vogliamo fare 4 minuti di pausa, come dico ai medievi, pipì e acqua, e poi facciamo la parte esperienziale, così siamo liberi da pensare. In questi 4 minuti di pausa toglietevi le cose che vi possono fare male, toglietevi se volete stare scalzi, queste tanto sono sale prova, qui non vengono con le scarpe, toglietevi orologi, occhiali, orecchini ingombranti, quello che volete. Noi salutiamo gli amici streaming, ci assentiamo per qualche minuto e ci rivediamo dopo per l'esperienza sensoriale. Allora, bene, siamo tornati. Bene, siamo tornati. Passiamo alla fase, diciamo, di esperienza. Quindi, per questa fase di esperienza, ci spostiamo da questa parte della sala. Venite. Allora, togliamo quelle sedie per cortesia. Se volete togliere scarpe, qui ci fanno prove di teatro, quindi insomma è tutto. Sia igienico tra virgolette, che insomma non ci stanno chiodi che escono, che fanno, che cosa, Levati l'orologio per cortesia. Ok, va bene, queste poi sono molto leggere, tranquille. Ok. Vabbè, qui mica è per bellezza, Allora, guarda, tu che hai problemi con, dice, se mi tolgo gli occhiali non vedo, adesso mettili. Allora, facciamo questo esperimento, no? Io vi faccio fare un pochino delle cose che vi mettono un po' alla prova, no? Che vi fanno un po' capire la differenza. Non vi spiego, vi dico dopo quello che succede, va bene? Adesso io vi chiedo, non lo so se forse lo avete fatto anche ieri con Vulpio, chi c'era, però insomma è uno strumento che noi utilizziamo, io utilizzo anche del sensoriale, Vulpio tra l'altro è un collega,
perché è utile poi per fare la seconda fase di lavoro. Quindi in questa prima fase di lavoro io vi chiedo, considerando questo un quadrato, diciamo, di non andare oltre le sedie, io vi chiedo di camminare nella stanza cercando di riempire il più possibile gli spazi vuoti. Che adesso sembra facilissimo, no? E di rispondere, diciamo, ai miei comandi. Ok, cercate di assumere tutti la stessa velocità, guardatevi intorno, riempite tutti gli spazi. Ecco, la cosa che vi chiedo è scegliete un obiettivo, no? Una direzione. Io scelgo una direzione, vado nella direzione, se quella direzione è libera la perseguo fino in fondo, se no cambio direzione e vado da un'altra parte. Consideriamo che questa è la velocità 3. Bene? Questa velocità che avete è la velocità 3. Non vi fermate mai. Adesso andate pianissimo. Più piano, eh? Più piano. Consideriamo questa velocità la velocità 1. Ok? Adesso di corsa. Corsa, corsa, eh? Ok, questa è la velocità 5. Di più. Velocità 3. 4, che non è 5, eh? Ottimo, 3, 1, 2, Uno, tre, due, cinque. Uno, tre. E stop. Ok. Abbastanza semplice, no? Abbiamo immagazzinato le velocità? 1, 2, 3, 4, 5? Ok. Facciamo la stessa cosa, bendati. Ok? Aspettate a bendarvi. State tranquilli, sono lavati, igienizzati, ogni volta io le lavo e le igienizzo, non lo dico perché gli occhi poi sono strumento di possibile. Lascia, sì, la Napisan. Poi togliete gli occhiali. Ok, allora. C'è Fabio Musci? Vieni qui Fabio, per favore, che mi aiuti. Mi fai da tutor? Si può certificare come tutor? Allora, cercate di vivere, è una provocazione, chiaro? Perché alcune cose vanno fatte di impatto, cercate di vivere questa esperienza nel modo più libero possibile. Vi chiedo una cosa, nella consapevolezza di dove siete, nel senso che noi ci siamo e vi aiutiamo in qualsiasi momento di difficoltà, però ricordatevi del famoso uomo che correva verso la parete. Introduco un altro elemento importante, adesso sarete invasi dalle sensazioni, vivetele, non negatele, vivetele tutte, vedrete che piano piano, però state tranquilli, queste sensazioni si abbasseranno e avrete una percezione diversa. Solo una cosa che si acquisisce con l'esperienza, e noi attori di dato sensoriale
ancora la dobbiamo acquisire, è la percezione. Nel senso che comincerete a capire che avvicinandosi a una persona la percepirete, no? Sentirete che c'è qualcuno che vi passa accanto. Non fanno lo stesso effetto solo le persone, lo fanno anche gli oggetti. Perché lo dico? Perché proprio in Apparizione due la favola, durante uno di questi combattimenti bendati, un'attrice come me, che era stata un anno al buio, a un certo punto ha percepito che c'era qualcosa. Lei pensava all'altro attore, questa è rimasta epocale nella nostra storia di formazione. Ombretta se lo ricorda ancora oggi, lei pensava che fosse l'altro attore, quindi il primo combattimento era che si dovevano acchiappare, no? Lei si è sfracellata al muro. Lì, cosa che noi già sapevamo, però si è ricordata che anche gli oggetti hanno una dimensione. Chiamiamola energia, ma non la chiamo energia per non essere metafisico. Però insomma hanno una consistenza, ci trasmettono, cioè, se noi ci avviciniamo a un muro, il nostro respiro, il suono cambia, l'architettura sonora. Quindi mi raccomando, mani avanti e tranquilli, vivete questa esperienza. Ok? Allora, noi siamo al lato, bene, più possibile, lasciamoli fare, bendate, respirate. Respirate. Ascoltate. Cinque. Due.
5. Poi ci diciamo dopo delle cose, eh? Tenete le vostre bende. Allora, venite tutti qui. Io, chiaramente, dobbiamo un po', su alcune cose dobbiamo un po' correre, no? Insomma, è chiaro, io vi devo dare degli input su cui riflettere. Allora, mettete, puoi metterti a chiaro adesso, che è bene che voi facciate la differenza. Allora, adesso vi chiedo di partire da qui, bene? Di fare il più velocemente possibile. Forza, questo, questo, sedute e qui. Bene? Ok, subito. Va bene? No, senza. Vai. 3, 2, 1, via, 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 via. Adesso uno per volta lo facciamo bendato, no? Capiamo, un po' anche questa è una piccola provocazione, come può modificarsi lo spazio, la percezione, no? Su cosa dobbiamo andare l'attenzione. Adesso è un po' questa esperienza didattica, no? Quindi insomma io vi do anche degli elementi un po' più didattici. Cercate di capire in questa fase, prima era esperienza, no? Ma in questa fase cercate di capire come si orienta il corpo senza la vista, cioè cosa accade per fare questo percorso, no? Come ci dobbiamo empatizzare con quello che c'è intorno. Vai, uno per volta, voi state sbendati. Camminando? Sostenuto. Respira, facciamo silenzio perché ogni rumore è un'indicazione. 3, 2, 1, via.
Respira. Sedia non è quella da sedere. Cerca di rimetterti, cerca di risolvere lo spazio. Qui è la tua memoria, no? Ho fatto la domanda prima, la tua memoria, dov'è questa sedia? Vieni te ai tuoi compagni, quindi al quadrato. Si vedono i rumori, si vedono la voce. Questa è la seconda serie, no? Questa è la quarta. Cercare nuove coordinate. Vedete l'occhio? Io mi sbaglio, no? Dove sto? Ah, sì. No? Sono nuove coordinate. Sembrano esercizi banali, lo sono gli esercizi elementari, ma mettono in gioco altre dinamiche, altre modalità di relazionarsi con quello che ci circonda. Non c'è una sola lettura. Non c'è solo ti guardo e so dove sei. Ti percepisco, ti sento. Faccio in modo di entrare in empatia con te. Ah, allora è questa. Quindi se è la seconda serie io ta, 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 e vado, ok? Vai, respira. Le brisse interiori. Ottimo, molto bene, molto bene. Vai, vai, vai subito.
Ottimo, che bravi, bravi. Bene, dai. Per le donne ci hanno sempre la fascia più, eh. In sesto senso. In sesto senso. E ok, complimenti, bene, la donna è più pratica, eh? C'è anche da fare. Allora, diciamoci due cose al volo e poi continuiamo con una, diciamo, esperienza un pochino più avvolgente. E che vogliamo, che cosa avete notato? Che è successo? Senza paura, perché qualsiasi osservazione è importante. Come spazio? Come spazio l'avevo già impresso nella memoria, sarà perché comunque per tanti gli altri mi stavo un po' di più, naturalmente prima, però non sono impresso lo spazio nella memoria. E nella zattera invece? Prima la velocità 1, 2, 5. Sì, mi sembrava più ristretto lo spazio, come percezione di timore, come percezione degli altri, come percezione degli altri. Sì, c'erano le antenne, ma più che altro per tutelare. Di ricordare anziché sentire. Nella zattera? Nella zattera la corsa mi ha scaricato, avevo paura di, non so se più, di farmi male o di far male. Sì, nella zattera sì, sapevo un luogo nuovo, invece nel percorso l'avevo perso, avevo io un po'. Cioè avete percepito che eravate in una condizione diversa o vi sentivate in una condizione normale? C'è un'attitudine, ci può anche essere un'attitudine. Ok. Allora adesso stiamo sempre correndo, perché insomma un po' per farvi scendere giù. Adesso facciamo questa esperienza. Sceglietevi, dovete fare delle coppie. Lavori per tu? Se vuole fare qua, se può entrare qua. Puoi togliere le scarpe? Mi guarda così. Benvenuto.
Allora, scegliete, non vi voglio applicare io, nel senso, scegliete, dovete fare un viaggio insieme, scegliete, tra di voi. Se no vi sceglie lui dietro la telecamera. Io devo mettere la musica, la metto da qui? Sì, togli le cose che possono dare fastidio. Sì, diciamo agli amici, che tutti i milioni di miei amici in streaming che stanno seguendo questo corso, che vi diamo un assaggio di quello che succede. Ci sono alcune fasi dell'esperienza sensoriale che devono rimanere intima, quindi a un certo punto voi state tranquilli perché io chiederò di andare in pausa, così voi che possiate essere liberi di fare l'esperienza sensoriale con il compagno come volete. Okay? Ci siamo solamente noi che vi guardiamo, ma un discorso, insomma, di contenimento, di aiuto, di gestione, diciamo, del gruppo, no? È importante che io ci sia. E sarà importante, se ne avrete voglia, far capire a chi ci sta seguendo nell'eventualità in un momento successivo che tipo di esperienza avete vissuto, no? Quindi facciamo capire qual è l'incipit, ok? Dopodiché mandiamo in pausa, va bene? Così potete fare quello che volete. Allora, l'esercizio è molto semplice. Disponetevi nello spazio, ogni coppia prende il proprio spazio, seduti a terra. Allora, io vi chiedo di stare vicini come volete, di respirare insieme, va bene? E adesso, quando vi benderete, di respirare insieme e di cominciare a scoprire il corpo del compagno da bendati, no? Cioè di vedere che cosa succede se decidiamo di alzarci insieme e di fare un piccolo viaggio insieme. Va bene? Che sia solo di movimento, che sia un racconto, che sia che vi vogliate raccontare delle cose, che sia che, non lo so, vogliate raccontare una storia al compagno o vivere insieme una storia, oppure vivete un viaggio, no? Può essere a un certo punto che anche può essere che non parlate, cioè avete una grande libertà, lasciate vivere il vostro mondo sensoriale interiore. Ok, ci sarà la musica che vi aiuterà, quindi può anche essere che vi alzate insieme, che sentite come reagisce il corpo del compagno, no? Che vi studiate, sentite com'è il corpo del compagno, come si muove nello spazio, andate in giro insieme, cioè non sottovalutate questa esperienza, non buttatela via, se vi capita di ridere, se vi capita di intruppare, per carità, però vivetelo sempre all'interno, cioè state facendo un viaggio insieme. Ok? Questa può essere questa stanza, può diventare un'altra cosa, può essere andiamo, c'ho la sensazione di freddo, siamo nel ghiaccio, no? Cioè giochiamo un po' insieme, stimoliamoci a fare un percorso creativo insieme. Bene, capisco, c'è chi fa improvvisazione in questo gruppo, c'è chi non è attore, c'è chi è solo formatore, fate tutte cose, però giocate con la vostra sensazione, vedete che cosa succede. Non strafate, in che senso? Potete anche strafare. Però la cosa bella del sensoriale è percepire le piccole cose. Io vi assicuro che è interessante anche capire come lui muove le dita, come camminiamo insieme, come ci stringiamo la mano, come respiriamo insieme. Perché insomma sono cose che non facciamo o teniamo a distanza le persone, per cui diamo per scontato, lui respira. Lui si muove, ma come? Che fa? Come posso entrare in comunione con lui, veramente? Chiaro? Avete domande? No. Hai firmato ormai. Vai, bendatevi, respirate. E respirate insieme, respirate, ascoltate il vostro respiro e il respiro degli altri. Quando parte la musica, io non vi dico niente, potete partire con il vostro viaggio.
Quindi insomma chi ci segue ha capito la dinamica dell'esercizio e quindi vi chiedo di andare in pausa se è possibile. Respiriamo attraverso il respiro, piano piano torniamo alla realtà, poi ci riconnettiamo con, ancora bendati, ci riconnettiamo con quello che stiamo facendo, che cosa abbiamo intorno, chi siamo, dove siamo. Quando ci sentiamo pronti, piano piano ci sbendiamo. Sì. A posto, respiriamo, ci connettiamo con la realtà. Allora, ci possiamo anche sedere un attimo per terra, Ok, beh, questa è la, diciamo, la fatta in una condizione particolare, no? Sicuramente un po' buttati nella mischia con persone che non conosciamo, insomma, tante condizioni che possono essere sia attenuanti che no, no? Che in qualche modo fanno riflettere, è l'esperienza totalizzante, no? Questa, nel senso, un po' essere catapultati forzatamente in una dimensione ed essere non solo passivi, no? Il discorso di prima, io vado a teatro, guardo, no? Poi semmai decido di fare il corso. In qualche modo qua un po' attivi, un po' passivi, perché c'è chi ha interagito di più, chi ha interagito di meno, chi è stato più dialettico, chi meno dialettico, insomma qui escono anche le naturali propensioni, perché poi le altre strade vanno un po' sperimentate, vanno un po', bisogna mettersi un po' in gioco, no? Però è naturale, è come quando ti dicono, dice il bravo attore è quando ti dicono di fare un monologo e almeno ci metti un'emozione, no? Cioè metti la cosa che ti è più facile o che, su cui tu lavori meglio, no? E un po' accade questo. Scambiamoci, se vi va, un po' di riflessione. Tutti, anche a me. La prima cosa che mi ha sorpreso in assoluto è stata la fine, che io non ricordavo di questa esistenza di questa banca, ma avevo chiaro dove fossi. Dove eravate voi, come immaginavo la stanza quando avevi pensato. E poi insomma abbiamo vissuto proprio una sorta di cartone animato alla Nemo. Mi siamo partiti da una barca, poi siamo entrati giù nel mare, siamo entrati in delle grotte, abbiamo toccato alghe, abbiamo visto pesci, ci siamo fatti avvolgere dall'acqua, poi stavamo risalendo dalla grotta che si apriva in una bolla d'aria.
poi avevamo deciso anche di volare, poi c'è comunque sì, la cosa fantastica è che vedi assolutamente ogni cosa, no? Cioè vedi, materializzi ogni cosa nonostante non c'è, quindi sì, si sviluppa veramente quasi maggiormente il tatto e l'olfatto. Bello, poi l'interazione con un'altra persona che sta nella stessa dimensione, l'interazione con un'altra persona che sta nella stessa dimensione diventa un po' attuale, anziché quando sentivo, non so se erano le tue mani ogni tanto per la protezione, non so, penso di sì perché c'eri tu, in quel caso è come se... Dipende, dove ti toccavano? Sentivo un po' lo schiaffo della realtà, no? Come se qualcuno dicesse, vedi che non è vero. Cioè, sentivo che lei stava nella mia dimensione, che queste mani, credo, poi magari erano degli altri, mi sto confondendo, cioè è una percezione mia. Qui tu vale tutto, qui, è una sensazione personale. Cioè, io avvertivo delle mani che non erano nella condizione in cui stavo io. Sì, le sensazioni più o meno sono state uguali. E mi è piaciuto molto questo viaggio, cioè si innesca proprio il meccanismo dell'immaginazione. La sensazione è quella di essere stata più libera, meno oppressa da vincoli, come devo dire, frenata. No? Da quello che con gli occhi si vede, e quindi eliminando proprio questo elemento, in questo caso negativo, ci si lascia andare, quindi ci sono meno freni, e naturalmente si entra in una dimensione divertente, che aiuta, secondo me è un esercizio che si dovrebbe fare spesso, molto spesso, perché ti dà proprio questa sensazione di libertà, specialmente un po' i condizionamenti in cui siamo soggetti, usando gli occhi, e invece questa è stata la mia sensazione, quella che ho percepito maggiormente, proprio il senso di libertà, e poi una grande complicità con lui, tra l'altro, no? Cioè, se io lo trascinavo, vedevo che anche lui ci stava. E quindi questo mi aiutava molto ad andare molto avanti. E infatti, alla fine, cioè, noi saremmo andati un po' ancora avanti. Sì, ci sembrava iniziato da pochissimo, non so quanto è durato, ma... 15 minuti. Io avrei detto... Sì. Forse ci siamo mossi poco nello spazio, no? Mi sembrava di stare sempre... Io invece ho la sensazione che lui ci... Cioè, non sempre se eri tu, ma non lo so. Che ci stesse un po' dicendo state calmi, cioè dove cazzo andate, state un po' bene. Non so, sempre percezione. Proprio... Ma perché avevo visualizzato la grotta, e quindi secondo me quella era la grotta, quello era il posto, no? Ma poi il fatto di saltare da questa nave, ho provato realmente la sensazione del vuoto, di aver paura dell'altezza, cioè per me era veramente alto, cioè le ho detto no, così alto no, devo chiudere gli occhi per buttarmi, per assurdo. Vabbè, comunque, bello. Bene, voi altri? Loro hanno vissuto la loro esperienza, può essere molto diversa, può essere, questo dipende da tanti fattori, quindi insomma non vi vergognate, no? Dice no, io però non ho vissuto niente, ok, è importante sapere anche quello, no? Capire che succede, no? È la situazione, è una predisposizione personale, è la condizione, quindi è importante sapere tutto. Io l'ho percepito, lei diciamo, l'ho percepito da subito, un periodo imbarazzato, da subito, no? E quindi, no, che provando a mettermi un minimo in gioco, anche se poi in tutto e per tutto non ci riesco, ho preferito
diciamo, provare a giocare con il suo imbarazzo, chiedendo di raccontarmi cose sue molto imbarazzanti e di farmele vedere in un modo o nell'altro. Questo dall'altro lato, diciamo, non riesce a farmi mettere in gioco, perché io comunque ho, diciamo, una sorta di schermo oltre il quale non si va, non so come dire, no? Sì. Quindi c'è. Quindi, diciamo, da un lato mi sono messo in discussione, dall'altro comunque favorendo il suo di racconto, di fatto continuo a stare nella mia monade in un modo o nell'altro, no? Devo dire altro? No. 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 La mia sarà fermata. No? Sì, lei era. Io era proprio. Ma lei per un attimo ha pensato che io fossi tipo un maniaco sessuale, provo a tranquillizzare, non ti tocco, stai da qui. No, no, perché non è quello. Cioè no. Io voleva morire, che era più o meno una cosa così. Che sensazioni hai? Caldo. Quindi. Sei innamorata? No. E anche lei è un essere umano di sesso femminile. No, no. No, vabbè, io sono molto razionale, quindi no, non mi sono distaccata da un altro mondo, no, era in questo qua. Stavo facendo sta cosa e quindi. Però a un certo punto non so chi mi ha preso, però vabbè. Che è successo in quel momento? Non lo so. Comunque, cioè, io magari sì, sono stata passiva, nel senso mi sono fatta guidare, no? Perché ho detto, già tu mi stai bendato. Sì, sì, a un certo punto io sono sbattuto, cioè, no, su un muro con la mano, cioè, ho detto, aspetta che c'è un muro. Ah sì, è vero, perché tu non bevi, quindi era chiaro che lì si era totalmente, diciamo, nel cammino, nel percorso. Sì, è vero, però ho detto, ma... Cioè, un po' ti sei fidata, però insomma hai vissuto proprio la condizione di essere fidata, insomma. Sì. Sì, questo si percepiva dall'esterno. Ma quando se ne sei divisi è anche una ma forma, è vero, cioè, sì. È anche una forma normale, nel senso di normale schermatura, c'è cioè, qui sì. Qui escono fuori, certo. Le naturali attitudini, no? Questa secondo me è una cosa che ti deve far riflettere, non perché sia negativa, ma perché è un'attitudine, va bene? Io cioè, ovviamente ti dico cose di più perché alcuni di noi loro riconosco, no? Come Paolo lo conosco, come Paolo è molto brillante, molto energico, molto dinamico, ha questa cosa che ha bisogno di schermarsi da quelle situazioni. Questa è una cosa che per esempio su me devi far riflettere in un lavoro di questo tipo, in un lavoro in cui tu cerchi di più l'interesse a una comunicazione che non è superficiale, perché tu non sei superficiale, però è più interiore, certo. è meno di concetto. Ma più è più empatica, è diciamo. Più empatica, secondo me, poi tu sei molto simpatico e risulti empatico, no? Però può essere una tua arma, certo. nel lavoro che fai, nella scelta di improvvisatore che hai, perché è sicuramente un'arma che ti può facilitare con qualcuno. Ma io più che altro sono affidarmi. Esatto, lei ad esempio è molto timida, no? Quindi questa empatia normalmente ti sei schermato, lei certo. La timidezza l'ha schermata, non è scattata l'empatia, certo. No? È un peccato perché invece potevano succedere altre cose, però è un viaggio. È una dinamica, certo. Ma vi ho detto, più che altro magari sapendo che c'erano un, due, tre, magari che mi osservavano. Sì, c'è anche quello. E quindi dall'esterno magari è. Quando se ne sei divisi? Io nel momento della divisione mi rendo conto che... Mamma, dire... che è successo? No, per me, diciamo, percepivo a tratti, diciamo, l'elemento del riuscire a iniziare a farmi andare, però poi ogni volta è come se scatta, no? Il meccanismo del torniamo dentro, punto, basta. Sì, sì, io... Diciamo. Cioè, basta, casa. Quando sono... No, infatti... Un momento, un attimo, chi è? Cioè, non ho capito, era qualcuno alto, molto cioè, più alto di me. No? Sì e no, non so, cioè, qualcuno mi ha fatto ballare, so. Io che sono negata. E, no, non mi ha adesso, un attimo ho detto, ok, certo, l'ho perso, certo. Sei andato. Mi sono di nuovo rassicurata, ho detto, ah, ok, è lui. Sì, sì, c'è stato secondo me un momento di, come dire, di iniziare a continuare, diciamo, il momento di distacco ha dato un nuovo tipo di movimento, no? E quindi nel rincontrarsi c'erano elementi di inerzia del movimento nuovo, non so, quindi c'erano elementi ancora di movimento, tra virgolette, ballo, nell'interazione, c'erano fattori diversi rispetto a prima, che era un camminare con un contatto fisico e uno scambio e basta. Ma
Ma all'inizio c'è stato un po' di imbarazzo, vabbè, io poi ripeto, io quando sono al buio ho questa sensazione, non ho paura, però mi rendo subito conto di non avere chance, cioè nel senso che... Però come diceva anche lei, poi c'è andato un piccolo dibattito su sentirsi sicuri o meno. Cioè, mi fido di tutti, cioè, nel senso che non ho paura e penso che sia un fatto forse di incoscienza. Però diciamo, credo di essere abbastanza coraggioso in questo senso, tra virgolette. Anche perché poi le sensazioni che si provano sono sempre abbastanza piacevoli, no? Nel perdersi, diciamo. Però mi rendo conto che il perdersi poi è anche un po' fine a se stesso. Questa è una cosa che ho scoperto, insomma, che mi ha confermato questa esperienza di oggi. Cioè, tu dici che non è il fine a se stesso? Che non porta a nulla, o meglio, porta a una consapevolezza, secondo me, un po' tragica, non so come dire, un po'... Ok, quando parli di perdersi, perché intendi per perdersi? Perdersi, appunto, è una cosiddetta arma a doppio taglio, perché però credo che sia un po' la mia natura, no? Il perdermi, nel senso esistenziale, nel senso filosofico. Io ho avuto la percezione che tu a un certo punto avessi bisogno di certezze, no? Non è che quando vedi siete divisi, no? Ti ho percepito, ok, dove siamo, no? Ok, no? Anche, non è solo chi è, ma è proprio... ristabiliamo i parametri, no? Perché da una parte è una dimostrazione di attenzione, sicuramente di vigilanza, no? Dall'altra parte sì, secondo me questo tipo di perdersi. Il perdersi fino a se stesso certo che è inutile, no? E non lo paragono a quello che corre verso il muro, ma probabilmente tu correndo e sbattendo verso il muro hai imparato una cosa sola, cioè che se corri verso il muro ti fai male, no? Però in ogni forma d'arte, di interazione, anche dinamica, di formazione sia personale che di altro, bisogna un po', secondo me, perdersi, certo, in una giusta percentuale, perché non lo chiamerei perdersi, lo chiamerei concedersi, perché come attore un po' ti devi concedere, come persona un po' ti devi concedere e come formatore un po' ti devi concedere, anche concedere il fatto che stai sbagliando o che devi ristabilire dei parametri personali di docenza, no? È un'arma a doppio taglio, va frequentata però. Certo. Cioè paradossalmente l'esperienza di un baretta del muro o dello spettatore che va contro il muro è eccessiva, però hai imparato una cosa oltre quale non andrai più. No, adesso non è che tu ti trovi l'incidente. Però spingersi fino a un limite o oltre il limite anche un po', dire ok, posso arrivare fino a qua oppure no, questo proprio non è per me, o forse sono andato oltre. Perché se no rimaniamo sempre in una dinamica di, ecco no, tra me e lei mi fermo qui. No, provo ad andare verso di là. Sarà lei, mi rivado lei all'evento. Cioè invece di fermarmi qua, vedo se la sua sfera relazionale è attaccata alla mia. O se posso andare un po' di più, che magari lei ha desiderio. Questo è fare un passo in più per perdersi per me, come lo intendo io, no? Come Paolo che ha improvvisato con un'altra persona adesso e un po' si è dato il compromesso di perdersi un po', di dire ok, ho un altro canale comunicativo, no? Poi se l'hai trovato che era un po' simile, quindi si è andato su un default, con l'altra persona ti ha spinto a un'altra cosa e lì secondo me avresti fatto bene a rimanere, no? Non è che hai fatto tanto, però era quel po' che ti poteva aiutare, io intendo questo in perdersi, capito? Accettare il compromesso un po'. Certo, sì. No, lo condivido. Che non è perdersi, quindi giustamente come dici tu non è il fine a se stesso, ma è accettare un compromesso, no? Dire ti guardo e già capisco, o cerco di capire quello che ti frulla nella testa o nella pancia, che è più importante, della testa.
Io al contrario di lui, che invidio molto a questo punto, perché si fida, ma evidentemente ha imparato a scegliere di chi fidarsi, non mi fido di nessuno. E quindi per me questo esercizio è stato lunghissimo, per quanto anche piacevole per la compagnia, poi insomma eravamo comunque tra altre persone in un certo senso note, si era chiacchierato un po' prima, eccetera. Ecco, avrei molti problemi a farlo non sapendo chi ho intorno. E poi non so se Fabio si ricorda di un esercizio che facemmo quest'inverno, io ho problemi a farmi toccare da estranei, quindi cioè, mi volevate morta, a un certo punto che mi avete, quando non so, qualcuno di voi mi ha preso, mi ha trascinato, io cioè, ho detto ma io non posso fidarmi fino a questo punto. Ecco, questa è stata la mia esperienza. Però adesso per esempio invece che portate lo spirito successivo, a mente fredda, facendo memoria dell'esperienza, poi diciamo non interiormente ma fattivamente vedo positiva, anche sì, se sì, lei sì, schiavo, no? Sì. Anche qui, vi siete tutti accoppiati bene comunque, anche qui in qualche modo stessa cosa tua, cioè accettare il compromesso, cioè di dire, cioè, io dovrei dire se fossi come te nella prossima esperienza direi ok, questo ha avuto un frutto tutto sommato positivo, no? Posso fare un passo in più, che è anche un passo verso l'alto. Non lo so, posso portare a termine il compito, questo sì, perché porto sempre a termine i compiti, giuro. Perché no? Giuro, il resto non so. Perché è lì che sono i canali comunitari. Cioè la sfida è proprio con me. Esatto, certo. Questa sfida collettiva, questo gioco collettivo è un gioco che vi accomuna ma che è con voi stessi, perché alla fine siamo noi che comunichiamo con gli altri e questo scalza anche gli altri, perché se tu incontri una persona come te e ti conosci e conosci le tue corde, i tuoi canali, puoi arrivare all'altro più facilmente, puoi essere diciamo costruttiva per un altro. Percepire, no? In realtà la debolezza è una grande ricchezza. Percepire la chiamo debolezza nel senso quella che tu adesso hai percepito come, io non la chiamerei debolezza, però come una fragilità, no? Uno status è una ricchezza per l'altro, no? Che tu dici guarda, lui può essere uguale in un altro modo, ok, condividiamo questa cosa, guarda che c'è un canale diverso, guarda che possiamo entrare in empatia. Guarda che possiamo superare questa cosa, guarda che non è necessario sempre andare di testa, no? Non è necessario sempre essere presenti a se stessi, perché di fatto che cosa è accaduto? Abbiamo fatto un viaggio insieme. Ok, dai, facciamolo insieme. La prossima volta facciamolo insieme, accettiamo il compromesso di comunicare in modo diverso rispetto a quello a cui siamo abituati. Diventa un elemento costruttivo di lavoro. Di forza, proprio di forza, ma materiale. Volevo aggiungere, comunque non l'ho detto, sì. Comunque non, sì, non ho, magari non ho, a parte gli scherzi, non ho avuto magari la percezione dello spazio fisico, neanche quello temporale, quello sì. Ah, ok, certo, ok, chiaro, sì, certo, bene. Bene. Cioè, sì, ho capito. Bella cosa, insomma. Che lo sono, quello abbiamo fatto per capire... Luna e 10. Abbiamo un po'. Dimmi. No, dimmi. Dicevo che cambiare argomento se abbiamo 5 minuti, cioè come ricondurre poi questo lavoro all'interno del macro tema della giornata, però vorrei prima che si esaurisse questo. Avete delle domande? Sì, cioè, questo che abbiamo fatto è, vabbè, sono frammenti, ovviamente. Però se era possibile, diciamo, giusto avere anche un quadro un po' più generale anche rispetto a un metodo nel suo complesso, insomma, gli esercizi sono sicuramente molto più variegati. Sono assolutamente più variegati, ci sono delle, questo forse si riconduce a questo discorso, no? Cioè poi nello sviluppo riferito alla formazione, no?
assolutamente sono più variegati. Questo è il massimo, questa è l'esperienza creativa per eccellenza. Quest'ultimo passaggio, fatto tutto un percorso in qualche modo che apre un pochino più di canali, è l'esperienza, diciamo, creativa per eccellenza, libera, diciamo, senza vincoli del formatore esterno, a parte qualche intervento che gli ho fatto, ma in alcuni casi non è neanche necessario, perché tu vedi che c'è un'attività, no, interiore addirittura si può attingere drammaturgicamente, diciamo. Si può attingere drammaturgicamente, da questo possono nascere scene, possono nascere racconti, questo si usa in questa fase per la fiducia, per l'interazione, per aprire il canale di comunicazione primaria, si usa per la creazione. Ci sono degli esercizi che vengono usati proprio per la consapevolezza del corpo, cioè studiare proprio il corpo del compagno, quindi una persona studia e l'altra agisce, si muove, no? E questo è formativo, perché conoscere la dinamicità del corpo ti fa lo sapete a capo di tutto questo discorso che c'è? Torniamo un po' all'origine. A capo di tutto questo discorso è che noi abbiamo due anime, una di testa e una di cuore, di pancia. Bene? Allora, come tutte le cose, quando si va in eccesso ci schermiamo. Bene? Quindi questo è un discorso che noi facciamo nella formazione di docenti, nella formazione di clown, nella formazione dei ragazzi, nella gestione dei docenti con i ragazzi. Bisogna sempre avere l'accortezza di avere questi canali aperti. Perché se tu vai troppo di pancia, sei una furia. Sei una furia. Quindi quando poi tu in qualche modo sei nell'atto creativo o formativo, sei inarrestabile. Se sei troppo di testa, sei intellettuale. E quindi devi avere del controaltare o nella formazione sempre, o come docenza, persone che ti stanno al passo. Sappiamo che la stratificazione è ampia, no? Allora, imparare a equilibrare questi due livelli è importante. Spesso con la vista e nel mondo siamo sempre di testa, spesso e volentieri. Quindi questo lavoro, lavorato sul corpo che libera l'emozione naturale, lavorato sulle emozioni, lavorato sul perdersi, è importante per riconnettere questo canale emotivo, che controbilancia quello intellettuale. A quel punto si attivano tutti quei canali da formatore e da docente che facilitano la creazione di un'azienda, che facilitano la formazione, che facilitano l'acquisizione. E gli esercizi ce ne stanno 3.000, essere solo in uno spazio, essere messo da solo in uno spazio che non conosce. Quindi empatizzare, è sempre un lavoro di empatizzazione, un po' come quando nell'improvvisazione si lavora sul conflitto esterno, anche nel teatro, no? Si lavora sul conflitto esterno, cosa lega il conflitto esterno, cosa lega il conflitto interiore, il conflitto con il luogo, il conflitto con l'altro, il conflitto con il gruppo. Hai livelli diversi di formazione, di docenza e di interazione. Il lavoro è rivolto a questo, quindi con questo. Sì, ma anche come questo tipo di esperienza possa essere un valore aggiunto nel teatro, anche non inteso appunto come performance, no, assolutamente. Come può essere in realtà un canale comunicativo diverso, può essere un approccio diverso in ambiti diversi, anzi. Sì, sì. Esattamente questo. Quanto dura un percorso formativo, diciamo? Solo la domanda è, può essere banale, però diciamo mediamente un percorso formativo in generale. Beh, allora questo è, come avrete capito, è molto soggettivo. Diciamo che tecnicamente si possono organizzare dei cicli, dei moduli. In base alla quantità di moduli, ogni modulo ha la sua intensità, no? Quindi cresciamo esponenzialmente. Tu sai che fai un'esperienza formativa, la fai intensa di 12, 15, 20 ore, ok, ha un obiettivo, cioè che è quello di infarinare. Tu sai che fai dei moduli di 20 ore, di 15 ore saltuari, ok, allora ogni modulo vuoi affrontare una dinamica, no? O più dinamiche insieme e farle crescere. Okay. E sicuramente questo è il lavoro che più fai e più ti dà.
da te come allievo e da te come formatore. Anche solo per il fatto che alcuni di questi esercizi adattati ad una... La duttilità di questo lavoro è anche che alcuni di questi esercizi possono essere adattati a dinamiche diverse. Quindi io posso adattare questo esercizio a una formazione d'azienda, perché magari spingo più sulla dinamica di fiducia, di interazione, o ai bambini. I bambini poi sono più bravi di noi nella sensorialità, perché se lasciano proprio andare non c'è il filtro. Allora lì puoi giocare sulla gestione della dirompenza emotiva, perché spesso il bambino, proprio non avendo freni, può avere una dirompenza emotiva, che nella sensorialità esce di più. C'è l'incontro l'abilità. Io quando lavoro nelle scuole, a volte i ragazzi sono controllabili sul palco, addirittura che non si rendono neanche conto della dimensione palco. Cioè, esatto. Diciamo che adesso, oggi abbiamo anche un dato, sì, fatto un salto, esatto, perché comunque in un gruppo in cui non ci si conosce bene, a differenza dei ragazzi con le scuole, esatto, infatti io lì devo fare il lavoro in sottrazione. Molto difficile, sì. Sì, perché hanno tutta una serie, perché da una parte hanno una grande apertura, io lavoro nelle medie, i bambini delle medie, penso sono adolescenti, adesso sono adulti, no? Loro hanno una grande apertura rispetto a tante cose, però hanno dei limiti personali che diventano delle grandi forzature. E su questi limiti bisogna a volte lavorare in sottrazione, no? Perché loro hanno una dirompenza, bisogna essere cauti, no? Quindi questo lavoro, diciamo, deve essere ponderato, deve essere molto obiettivizzato, settorializzato, no? Proprio per andare un po' a sottrarre e a centrare. Quindi abbiamo detto la formazione d'azienda, nella formazione come operatori sociali, sicuramente la frequentazione continua di questo lavoro è importante, perché in quel caso non hai bisogno di armi, solo di armi, hai bisogno proprio di un'attitudine, secondo me, un'attitudine che ti aiuta a lavorare nel sociale, cioè con le difficoltà e con le disabilità. Cioè non basta la tecnica? No, non basta la tecnica, quindi devi acquisire la tecnica e devi acquisire proprio un'empatia emotiva che ti aiuta anche a gestire delle difficoltà. Cioè io ho un ragazzo, collaboro con un ragazzo che mi aiuta con l'impro junior, quindi l'improvvisazione degli adulti, ma spesso parliamo di questo, e lui lavora proprio come affiancatore nel sociale, aria persona, ma quindi con bambini autistici, quindi insomma in quel caso è un grande lavoro di empatia. Cioè lui non ha mai fatto il corso sensoriale, perché io gli abbia cercato di dargli degli strumenti, cioè in questo lo aiuto molto, e lui nell'entrare in empatia con un ragazzo autistico, avere i tempi del ragazzo autistico, gestire le reazioni del ragazzo autistico. Molti ragazzi autistici sono, perché ti conoscono, si permettono di essere anche molto violenti, no? Cioè lui a volte è graffiato e proprio è tutto fatto, perché il ragazzo autistico ha questa reazione, a un certo punto scatta una molla, no? E lo fa proprio con te, che sei in qualche modo il suo punto di riferimento. Più vicino. Più vicino. E in quel caso il lavoro è più lavoro empatico che lavoro di parola o di interazione fisica. È proprio empatico, è proprio di precostruzione. Cioè, quello che hai costruito prima ti aiuta ad equilibrare questo rapporto. Che il sociale avrebbe fatto sempre, tant'è che adesso non è per parlare di un dottore, ma io perché ne ho più dimestichezza, ma loro periodicamente fanno quello che loro chiamano, non mi viene mai questa parola, chiamiamolo affiancamento, cioè loro si riuniscono anche con degli psicologi per fare autorevisioni, no? E quello a livello psicologico, questo lavoro li aiuta molto. Terapia in pratica per evitare il burnout. Il setting riflessivo. Sì, esatto, no. Esatto. No, sì, non ho capito.
quindi insomma, si riuniscono, si riflettono sul proprio supervisione, ecco, sì. Loro la chiamano supervisione, mettono, si mettono in gioco come club, come formatori, come allievi, e quindi con l'utente esterno, nel caso, nel loro caso, lo psicologo, o comunque insomma qualcuno che gestisce le dinamiche di gruppo, in qualche modo affrontano. E quando lavorano con me, loro lo lavorano in formazione più che come gestione del gruppo, appunto ne trovano giovamento, perché in qualche modo riattivano dei canali che nel sociale sono importanti, sia di gestione tra colleghi che gestione con il sociale esterno. Questo è il problema, no? Sì, sì. Senza togliere, per esempio, questo lavoro può essere molto utile anche all'interno di una compagnia, no? Io penso a chi poi fa l'attore. Io sono un danzatore, è una bella esperienza. All'interno di qualsiasi gruppo è chiaro che poi magari proprio in una compagnia, io immagino, una compagnia di teatro, di qualsiasi genere, e questo meccanismo possa attivare una serie di riflessioni, ma anche di... di questo genere è un lavoro totalizzante, non perché il teatro non ce l'abbia, è un'altra cosa, sono storie diverse, no? Forse io mi sono, nella mia carriera mi sono specializzato in delle cose, no? Anche il laboratorio d'attore, però poi con attore, no? Il sensoriale, la commedia dell'arte, l'espressione vocale, sono un po' tutti settori, ma tutti rendi conto che fanno parte di un grande bagaglio. E per me adesso è una normalità, cioè io ho tenuto un corso di teatro sperimentale, però era un corso di teatro normale all'interno del quale queste esperienze hanno generato delle modalità creative diverse, no? Hanno generato immagini, hanno generato quadri, hanno generato scene miriche, no? Che per carità tu li puoi anche costruire a tavolino, è un modo di lavorare diverso, ma per me adesso è la normalità, cioè utilizzare la maschera in alcuni master di improvvisazione, io lo faccio non perché io sia... Io ho fatto tante ore di commedia dell'arte, noi non mi ritengo un commediante dell'arte perché con là bisognerebbe lavorare 2500 ore, però la maschera è uno strumento catartico attraverso il quale l'attore tira fuori delle cose, anche comunicative, anche di relazione, di trasformazione del personaggio, di emozione, di esaltazione di alcune dinamiche interiori, sono tutte cose che possono essere utilizzate. Per me adesso è normale. Come docente è normale, io a volte faccio usare le maschere anche ai ragazzi di improvvisazione, per loro è la cosa più lontana, perché dà una fisicità, dà una modalità espressiva, costringe ad avere un fisico, a costruire un personaggio in un determinato modo. Quindi assolutamente questo variamente al sociale, all'impresa, ha un effetto formativo anche artistico, nasce come formazione artistica. Esempio, se posso raccontare un breve episodio, noi a Tranciano abbiamo, durante un festival, abbiamo fatto un laboratorio, sono stato suo allievo, e il tema era l'horror improvvisato, e alcuni di questi esercizi, di queste modalità, sono state utilizzate proprio per entrare in quella dimensione, quindi sono state utilizzate per tirare fuori da noi qualcosa che di bestiale, no? Per loro tirassero fuori qualcosa di bestiale. E non è facile a freddo, insomma, magari qui c'è anche chi non fa l'attore, però non è proprio facile a freddo, ci vuole un po' di tempo. Ma io ho 4, 5, 8, 10 ore, questo è uno strumento utile, anche rapido, perché ti mette vis-à-vis. Cioè, se vuoi metterti in gioco, se non ti metti in gioco, non dico che è inutile, ma non ha assolutamente l'effetto. Ci vuole un'accettazione, questo è il mio vocabolo. Sia come formatore che come attore che come spettatore. Una percentuale ti devi dare, ti devi donare. Va bene? Io credo che noi possiamo chiudere. Io vi ringrazio per essere stati qui con noi. Avete altre domande? Non vorrei segare curiosità. Ok. Allora, grazie per questa bella mattinata. Grazie a te. Spero di avervi dato degli elementi utili di riflessione e di lavoro, e speriamo di vederci presto. Grazie a chi ci ascolta in streaming, buona giornata e continuate a seguire il Laboratorio dal Basso. Arrivederci.